Ci ha raggiunti il sindaco di Cossignano, nonché coordinatore dei piccoli comuni, Roberto De Angelis. Buongiorno, Buongiorno. grazie per essere qui con noi. Devo dire che mi ha colpita particolarmente la sua attività riguardante, ecco, la denuncia che lei muove al governo centrale rispetto a questa lontananza e quindi disinteresse, credo, no? Si legge almeno da quello che lei scrive nei confronti appunto dei piccoli comuni, che sono un po' l'anima della nostra Italia, ma in realtà poi oggi non contano quasi nulla, no, sindaco? È vero, i piccoli comuni sono la spina dorsale della nostra Italia e di fatto non ricevono l'attenzione che merita. In battuta, i piccoli comuni hanno un ruolo fondamentale per la coesione delle comunità che amministra. I piccoli comuni hanno un ruolo fondamentale per il presidio del territorio. Pensate che ne sono tanti, no? In Italia su 8.047 comuni, circa 5.600. Quindi il 72% è rappresentato dai piccoli comuni. Questi manutengono, curano, governano il 54% del territorio italiano e nessuno, come dire, presta quella cura di attenzione rispetto all'ordinamento e rispetto anche a tutti gli aspetti Lei finanziari. ne fa appunto una questione di denaro o una questione proprio istituzionale? Assolutamente, è una questione di organizzazione istituzionale. Parlare dei piccoli comuni significa parlare appunto del 72% delle istituzioni locali e potrebbero dare una, come dire, una risvolta al sistema Italia se riuscissimo a modernizzare tutto il sistema. Però proprio perché si tratta di una partita importante, si richiede un'attenzione importante e tutto questo non c'è. Lo vediamo ormai dal 2010 ad oggi si sono succeduti una serie di Però, sindaco, governi. analizzando gli ultimi 20 anni della nostra Repubblica, bisogna anche ammettere che l'esperimento di questo pseudofederalismo è stato piuttosto fallimentare, cioè le regioni non hanno dimostrato una grande capacità di saper amministrare i propri territori e quindi si è tornati ad un sistema centralizzato. È come se in realtà lo Stato italiano, il governo, ha dovuto prendere in mano una situazione che ormai era a briglie sciolte, no? Quindi di chi è la responsabilità? Non è dei territori stessi, secondo lei? No, perché i territori non fanno le leggi, è chi fa la legge che poi non cura gli effetti di queste leggi. Sono stati fatti dei grossi errori, io Quindi è penso mancato il che, controllo, secondo lei? ma penso che la riforma del titolo quinto, ahimè, grida vendetta, così come la riforma sulle autonomie locali, quella che ormai hanno avanzato anche rispetto al ruolo dei comuni e delle province, è una riforma al buio e gli effetti collaterali non li sta misurando nessuno. Non c'è cosa più grave in Italia che quando appunto si sbaglia poi non si sente l'esigenza di rimediare. Eppure tutti si lamentano. Tutti si lamentano, ma vogliamo qui dimostrare che il problema della finanza pubblica è dovuto al comparto dei piccoli comuni o dei comuni in generale? Ma i dati sono chiarissimi, non è che lo dice l'ANCI oppure, non so, qualche rappresentanza di partito, lo dice la Corte dei Conti. Esemplare, l'ultima. Corte dei Conti, il parere 29 del 2014 del dicembre scorso, dove dice che il contributo che il comparto delle autonomie locali ha dato rispetto ai problemi della finanza pubblica è sproporzionato alle capacità di questi. Quindi lo dice la Corte dei Conti analizzando i dati su una spesa generale di 800 miliardi di euro del comparto pubblico, i comuni incidono solo per 60 miliardi. Di questi 60 miliardi, i piccoli comuni, che sono il 72%, incideranno solo i 15-16 miliardi di euro. Ora vogliamo far credere che il problema sono appunto i piccoli comuni. Il problema è una normazione fatta male, c'è troppa, come dire, disinvoltura nel legiferare. Tutti pensano che la colpa è degli altri. Il problema è che noi dobbiamo fare una diagnosi, c'è un problema di diagnosi, ok? Se noi non facciamo una diagnosi in un certo modo, è poi chiaro che non si azzecca la cura. Questo è il problema di fondo. Ora vogliamo far credere che il problema è la periferia, no? L'anello più debole del sistema. Non è così. Quello che non è sotto controllo è la spesa corrente della pubblica amministrazione centrale a seguire quella delle regioni. E non lo dice Roberto De Angelis. Io sfido chiunque a dimostrarmi che c'è un piccolo comune che non ha i conti a posto.
Guardate che nei piccoli comuni c'è un'attività certosina, cioè, come direbbe il nostro presidente Fassino, i sindaci ogni giorno fanno la spending review. Ogni volta che si entra in ufficio si fa la spending review, per cui sfido chiunque, a partire dal cittadino, tra l'altro nelle piccole realtà fa un controllo sociale che non si riesce a fare in altri livelli istituzionali, e questo è un altro elemento importante del piccolo comune, sfido chiunque a dimostrarmi che c'è. Poi, se su 8.047 comuni qualche comune ha difficoltà, probabilmente ce ne saranno, magari per cattiva o mala gestione, probabilmente ci saranno, non lo metto in dubbio. Ma se andiamo ad indagare, purtroppo, ahimè, la statistica ci porta a dire che i problemi sono nei grandi comuni e non nei piccoli. Ma non ne voglio fare una distinzione tra, certo, grandi e piccoli. Non è una guerra di certo tra comuni questa. Lei quali sono gli incontri a cui ha partecipato ultimamente, dove ha, diciamo, sollevato queste istanze condivise ovviamente dai suoi colleghi sindaci? Dunque, come coordinatore regionale dei piccoli comuni ci siamo riuniti la settimana scorsa per fare punto della situazione nell'assemblea regionale. Diciamo la parte più importante probabilmente nel momento in cui si partecipa al coordinamento nazionale, dove si registra un po' tutte le tensioni che portiamo dal territorio. Chi era presente? Dunque, noi facciamo questa consulta nazionale con i coordinatori regionali dei piccoli comuni. Ovviamente poi abbiamo il nostro referente portavoce che partecipa all'ufficio di presidenza dell'ANCI e insieme al presidente vanno ai tavoli governativi per rappresentare ciò che non funziona, magari, perché no, anche con qualche proposta risolutiva, che non è sempre solo, come dire, di bussare a denari, ma si tratta anche di migliorare l'assetto ordinamentale, l'assetto delle regole. Sindaco, anche questo patto di stabilità, insomma, ci sono tante questioni che sono state sollevate in questi ultimi anni, anche durante il governo Renzi, da parte dei piccoli comuni, appunto. Come mai, cioè, non è stato ascoltato tutto questo? Perché dagli effetti vediamo che, insomma, in realtà una manovra vera e propria non è stata ancora attuata. Ce lo chiediamo anche noi. Non è comprensibile tutta questa, diciamo così, leggerezza con cui si approccia. Ritiene che non vi siete fatti sentire abbastanza o che il governo abbia sottovalutato le vostre istanze o comunque messe da parte magari per altri problemi più importanti che riguardano, il lavoro, eccetera? È difficile rispondere a questo. Noi rimaniamo stupiti ogni giorno dalla leggerezza con cui si affrontano i nostri problemi. Quello del patto di stabilità per i piccoli comuni è un non senso. Sappiamo tutti che i piccoli comuni hanno un bilancio con una struttura rigidissima, per cui rimodulare la spesa diventa ardua per chiunque, e non solo, trattare tutti i comuni nella stessa maniera significa non differenziare i vizi e le virtù di queste amministrazioni, perché se noi ripartiamo sempre dalla spesa storica e a quella dobbiamo fare le riduzioni, probabilmente l'amministrazione che aveva una spesa diciamo non controllata tra virgolette, oggi ancora qualche margine di manovra. Se c'è stata un'amministrazione invece che è stata sempre parsimoniosa e attenta nella spesa, oggi dovrà ridurre ulteriormente quella spesa per puntellare il bilancio dello Stato. Allora, perché fanno questo? È una bella domanda, ma io non le so rispondere. Cioè, forse il nostro ruolo oggi, come dire, richiede maggiore impegno proprio perché c'è questo problema. Nell'ultima direzione nazionale il problema della... si è sollevato il tema della, come dire, comunicazione efficace o efficiente. Probabilmente ci manca questo, solo che tra livelli istituzionali, sai, dovrebbe esserci un metodo di confronto. Avete pensato magari ad una forma di protesta proprio per alzare un po' i toni di questa mobilitazione? Ce ne sono state diverse. Dal 2010 in poi io ho partecipato a tutte le manifestazioni, o quasi tutte. Siamo arrivati a un punto in cui in effetti nemmeno più la manifestazione esordisce i suoi effetti. Ora, per esempio, il presidente nazionale Fassino, l'onorevole Fassino, ha proposto una lettera al Premier e al Parlamento. Attenzione, che non è solo un problema di governo, ma a volte pare che queste dinamiche sfuggano pure ai nostri parlamentari che provengono dai territori, che non sono dei marziani. E vogliamo fare una raccolta di firme di oltre 8.000 appunto comuni per come dire, l'ultimo, come dire, lasciare l'ultimo testamento, perché noi stiamo andando tutti in dissesto indotto, no? Così come è già successo nelle province, adesso a seguire accadrà tutto questo anche nei comuni.
Forse questa protesta, con la raccolta simbolica di 8.000 firme, sono state consegnate le chiavi, le fasce ai prefetti, sono state fatte manifestazioni in piazza, però ahimè si continua a ragionare in modo strano, mettiamola così. Siamo preoccupati perché si continua a propinare delle cure senza tener conto delle diagnosi. È come, più che affidarsi a dei medici, qui ci si affida a dei santoni. Che mi dice invece della visione che c'è dietro queste riforme istituzionali da parte del governo, quindi che riguardano il nuovo asset dato alle province, che riguarderanno i piccoli comuni, ecco, le unioni degli stessi comuni nei servizi? Lei ritiene che questa forma di ottimizzazione delle risorse, quindi della spesa pubblica, sia un bene per la società, pur insomma garantendo gli stessi servizi? La storia ci insegna, almeno in Italia, che tutti gli enti di secondo grado hanno fallito dal 1970 in poi. Lo dico dalle comunità montane in poi, per intenderci. Se pensiamo di risolvere i problemi con i vecchi strumenti, oggi noi non possiamo che continuarci a fare del male. Purtroppo lei oggi ha davanti un rappresentante che è il più critico forse del sistema. Ahimè, la riforma così come congegnata delle autonomie locali fa pietà, fa pietà. E non lo dice l'ANCI o il suo rappresentante, lo ribadisce la Corte dei Conti. È stato fatto uno studio recente in un osservatorio generale in cui si dimostra che un ente di secondo grado, ahimè, aumenta la spesa corrente, ma lo fa perché molte volte le unioni, che per noi può essere una necessità, lo si fa per migliorare i servizi e quindi la qualità e l'offerta di servizi. Ma qui non esiste una riforma a costo zero. Se noi vogliamo migliorare la qualità dei servizi, quando poi i bilanci sono così rigidi e ristretti, è impossibile ridurre la spesa, ottimizzare la spesa. Allora, un discorso è ridurre la spesa e un discorso è allocare o ottimizzare queste risorse economiche e umane nella migliore riorganizzazione. Allora, il modello Unione, così come è gestito sino ad oggi, funziona nel momento in cui si propone di migliorare dei servizi. Ma se noi pensiamo, attraverso lo strumento delle unioni, come enti di secondo grado, pensiamo di ridurre la spesa, stiamo dicendo una stupidità grandissima, che ormai è acclarata anche da chi, dagli osservatori appunto autorevoli come quelli della Corte dei Conti, che dicono che la statistica, la raccolta delle informazioni non depongono a favore di questa cosa. Però le regioni comunque hanno qualche potere in più. Io vorrei chiederle che cosa si aspetta dal prossimo governo regionale. So che lei è ipercritico nei confronti insomma dei simboli partitici, ma ragionando in termini di governance vorrei capire lei che cosa si aspetta. Io sono tendenzialmente critico su tutto, ma se non altro perché vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, chiedo scusa, per cui lo faccio proprio per spronare a migliorare le cose. Dunque, c'è un livello nazionale di cui abbiamo parlato e che però è il caposaldo della questione. Poi giustamente c'è il livello regionale. Dalle Marche per quello che è di competenza tutto è migliorabile, potevano fare sicuramente di più, ma qui oggi il punto nodale della situazione è che non si può pensare che noi possiamo risolvere i problemi del bilancio centrale con la periferia mettendoci d'accordo tra regione, provincia e comuni. Probabilmente la regione ha maggiori margini rispetto a quello che possiamo avere noi comunali, dovrebbero tornare in capo alle regioni, sì. Ma le regioni dovrebbero sostenerle finanziariamente, sia per quanto riguarda le spese correnti, sia per le spese investimenti, sia per le risorse umane, e quindi gli stipendi dei dipendenti dovranno poi essere ricollocati in regione. Ora, questa operazione comporta che delle risorse disponibili della regione, ovviamente per coprire queste nuove funzioni, dovrà tirar fuori i soldi la regione, ma la regione anche lì a sua volta ha dei tagli. Quindi il rischio che stiamo correndo in questo momento è che se vogliamo salvare la struttura delle province, magari andiamo a fare delle leggi regionali con capitolo zero, come sta accadendo oggi, e quel capitolo zero è riferito a una legge regionale che dava magari qualche piccola risorsa ai territori per i servizi dei cittadini. È una guerra tra poveri, cioè è inutile che ci sballottiamo il problema della spesa tra provincia e comuni.
Quindi, ahimè, la regione ha fatto un errore, le regioni hanno fatto un errore, cioè di fronte a certe riforme loro dovevano rovesciare il tavolo. Cioè non si può secondare un sistema che a monte, come dire, parte male. Questa della riforma Delrio, così chiamata, la legge 56 del 2014, è stata annunciata come una legge con dei chiari... Tra l'altro molto vicino a Renzi, Delrio, quindi... È stato pure sindaco, è stato nostro presidente dell'ANCI, per cui stupisce ancora di più queste cose, no? E questa riforma appunto è partita male, e è stata fatta in fretta e in furia e oggi sta portando, anzi, dei chiari veramente non ne sta riconoscendo nessuno, anche più, come dire, ottimisti di me, che magari presi dall'entusiasmo di una riforma, oggi si stanno rendendo conto che forse è meglio fare un passo indietro e rivedere tutto. Il problema di fondo è che noi in Italia non possiamo fare la riforma al giorno e rivedere sempre ogni volta. Il problema è che quando si fa un intervento, come il bravo chirurgo quando interviene, come dire, non è che fa le sperimentazioni, cioè sa bene cosa deve fare, forse noi dovevamo farlo nel momento in cui si andava ad incidere proprio nel sistema nevralgico dell'apparato istituzionale. Tutto questo non è avvenuto e francamente oggi ci siamo imbandanati, e ahimè in una situazione così grave che porterà a degli effetti negativi e temo anche irreversibili. Senta, dato che lei è stato rieletto coordinatore dei piccoli comuni, immagino che porterà avanti queste istanze, quindi se ne fa la carico. Io continuerò a farmene carico, così come mi hanno chiesto i colleghi, così come ho promesso nell'impegno, nel rinnovo di questo impegno, con tutta la passione che mi appartiene. Non potrei fare altrimenti. Vivo una realtà piccola nella quotidianità, so che cos'è una comunità, qual è la ricchezza appunto di queste piccole comunità, così come dei comuni in generale. E dobbiamo assolutamente difendere tutto ciò che di buono si fa tutto questo, diciamo, in queste aggregazioni civili. Guardate, nei comuni in generale, ma nei piccoli in particolare, c'è tanto impegno civile che non viene mai ripagato da tanti bravi amministratori, tanti bravi dipendenti. Noi non dobbiamo permettere di disperdere questo patrimonio. Nei piccoli comuni ancora oggi c'è quell'esercizio di democrazia che si è perso in altri livelli istituzionali, c'è quel rapporto diretto, i sindaci ci mettono la faccia e mettono la faccia anche su responsabilità che non gli appartengono. Quindi forse bisognerebbe ripartire da questo modello, se vogliamo salvare quest'Italia dobbiamo ripartire da questo modello, dobbiamo assolutamente ripartire, non lo dico io, escluso il sottoscritto, va bene, ci sono tanti bravi sindaci, tanti bravi amministratori, tanti bravi dipendenti in queste realtà da cui dobbiamo prendere esempio. Ci sono degli esempi, è un patrimonio straordinario su cui dobbiamo ripartire. Questo è il mio modesto punto di vista, ma forse anche riflettendo su alcune domande che lei mi ha fatto, forse anche qui noi comuni, noi sindaci in questa battaglia dobbiamo essere più uniti. Spesso lo facciamo, oltre gli schieramenti di appartenenza, questo è importante. Però è mancata quella coesione tra sindaci. Io penso che se 8.000 sindaci si organizzano in un certo modo, penso che può far arrivare la voce al governo. Un'autocritica anche su questo dobbiamo farlo. E lo prendiamo anche come un appello, che spero arrivi a destinazione. Grazie a Roberto De Angelis di essere stato qui con noi, coordinatore dei piccoli comuni, e dunque ci faccia sapere quali saranno le prossime iniziative dell'ANCI Marche. Con molto piacere, grazie a voi. Ci vediamo tra poco invece, pubblicità, e torneremo qui, cambieremo completamente argomento ovviamente. A tra poco.